Passiamo all'oggetto numero 5, fondi destinati alla Regione Umbria per la fibromialgia. Prego, consigliere Bettarelli. Sì, grazie. L'interrogazione prende spunto da, come poi dirò nel dispositivo, da un disegno di legge presentato tra l'altro dal collega Marco Squarta e dai fondi che la Regione Umbria si è trovata a, diciamo, a gestire e poi a trasferire. Credo che sia abbastanza noto che cosa è la fibromialgia, quindi non sto a entrare nel merito di questa malattia reumatologica complessa e assolutamente debilitante, ma entro, come dire, subito nell'oggetto dell'interrogazione. Rispetto quindi ad una sindrome estremamente impattante sulla salute delle persone che ne soffrono, rispetto a un mancato riconoscimento legislativo da parte appunto formale del Governo nazionale, nonostante l'esistenza di forti raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, ed in particolare a tutte quelle che sono le attività che altre regioni, di cui insomma do lettura per completezza, hanno invece normato. Penso all'Abruzzo, alla Basilicata, al Friuli Venezia Giulia, alle Marche, alla Sardegna e alla Valle d'Aosta. Credo che, stando quindi queste premesse, stando ad una malattia così invalidante e stante a quello che è lo stato dell'arte in altre regioni, la nostra regione dovrebbe muoversi, così come, ripeto, indicato anche dal collega Marco Squarta, che un paio d'anni fa ha depositato una proposta di legge e che mi auguro venga presto ripresa. Quello che credo sia invece doveroso fare in questa assise è intanto capire quanti sono i fondi, mi risultano trasferiti circa 75.000 euro, come sono stati impegnati, quindi in quale modo, in particolare per la sensibilizzazione delle strutture sanitarie nell'organizzazione di percorsi terapeutici e riabilitativi di cure e diagnosi per le persone affette da fibromialgia, anche mediante interventi formativi specifici, nonché nell'attività di studio. Quindi conoscere nel dettaglio come sono stati impiegati i suddetti fondi, se la Giunta ha individuato nel territorio umbro uno o più centri specializzati idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia e previsto una campagna di attività varie di sensibilizzazione su questa patologia, e per sapere se condivide, ovviamente mi auguro questa sia una domanda, come dire, pleonastica, scontata, i contenuti dell'atto 937, quindi il riconoscimento della fibromialgia quale patologia invalidante. Concludo con due semplici considerazioni, semplici ma come dire, molto centrate. La prima quindi ovviamente è quella di riprendere quanto prima questo iter per il riconoscimento delle tante persone che sono colpite anche in Umbria da fibromialgia e capire anche con la Giunta in questo caso se, come dire, a parità di risorse stanziate, se ci fosse la possibilità, almeno come prevedono altre regioni, per l'esenzione, visto che ad oggi in Umbria non è prevista alcuna esenzione per chi è affetto da fibromialgia e che invece credo sarebbe quanto mai necessario. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto per la risposta. Grazie presidente. La Giunta regionale, con deliberazione 436 dell'aprile del 23, ha preso atto del decreto ministeriale 8 luglio 2022, finanziamento previsto a tale decreto di 75.000 euro per la Regione Umbria, indirizzato a un centro regionale specializzato idoneo alla diagnosi e alla cura della fibromialgia, in grado di assicurare la presa in carico multidisciplinare, identificato appunto nella struttura complessa di reumatologia dell'azienda ospedaliera di Perugia, a valenza internazionale con l'USL Umbria 1, per la presa in carico dei pazienti affetti da fibromialgia a livello regionale. La Regione dell'Umbria, ai sensi del decreto 8 luglio 2022, ha considerato il progetto studio traslazionale che attraverso la proteomica della saliva
ha come obiettivo migliorare appunto la diagnosi della fibromialgia e la terapia personalizzata, presentato con una nota PEC al Ministero della Sanità e dallo stesso appunto approvato. Il progetto di cui sopra si propone di definire un modello unico di presa in carico per le persone affette da fibromialgia sul territorio regionale e prevede il coinvolgimento di tutte le aziende sanitarie della regione attraverso i reumatologi presenti, di validare un pannello di biomarcatori salivari correlati alle specifiche variabili cliniche in grado di definire dei gruppi omogenei di pazienti al fine di consentire un trattamento mirato. I risultati che ci attendiamo a breve termine: l'implementazione di uno strumento non invasivo e di facile utilizzo utile alla definizione di specifici gruppi omogenei di pazienti affetti da fibromialgia. A lungo termine di definizione di interventi per la prevenzione dell'aggravamento della sintomatologia e di una terapia personalizzata e di precisione per i gruppi di pazienti selezionati. Per quanto riguarda appunto l'individuazione di centri specializzati, la Regione dell'Umbria ha intenzione di fare un ulteriore passo in avanti con la strutturazione di una rete reumatologica assistenziale integrata dell'Umbria, secondo lo schema della rete assistenziale integrata elaborato dal SIR, appunto la società scientifica, in accordo con le esigenze assistenziali della branca specialistica reumatologica per la presa in carico anche dei pazienti affetti da fibromialgia. La strutturazione della rete consentirà anche di individuare i centri di riferimento e specializzazione regionale per coordinare il sistema di prevenzione, diagnosi e cura della fibromialgia al fine di rendere omogeneo e definito il percorso epidemiologico, inquadrare clinicamente le persone affette da tale patologia e rilevare le problematiche e le eventuali complicanze. Per quanto riguarda il riconoscimento della fibromialgia come patologia invalidante, ad oggi, come è stato detto dall'interrogante, la normativa nazionale non ha ancora previsto il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica invalidante con diritto appunto all'esenzione, anche se è stato presentato qui in Regione ma anche a livello nazionale dei progetti di legge appunto finalizzati a riconoscere la fibromialgia come patologia all'interno dei livelli essenziali di assistenza. La questione va avanti da tempo, dal 2012 all'epoca era ministro il professor Balduzzi della Sanità, e c'era appunto, erano stati presentati all'epoca appunto vari progetti di legge che andavano, come dire, a definire all'interno dei livelli essenziali di assistenza la fibromialgia. Nel frattempo, nel 2017, sono stati revisionati i livelli essenziali di assistenza, ma non c'è stato alcun esito, alcuna risposta a livello nazionale per quanto riguarda l'inclusione appunto nei livelli essenziali di assistenza della patologia fibromialgica. Altre regioni, è vero, si sono attivate riconoscendola. Peraltro va sottolineato che nel progetto di legge presentato dal Presidente Squarta, articolo 3, compiti della Regione, comma 2, lettera D, di individuare i criteri per l'esenzione del ticket per la diagnosi e le terapie con specificazione dell'articolo 3, clausola di neutralità finanziaria, che all'attuazione della legge non derivino nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Questo va a giustificare il fatto che a tutt'oggi non ci sia ancora una presa in considerazione, partendo dal 2012, dei governi che sono susseguiti appunto della patologia fibromialgica. È nostra intenzione, ma adesso è la valutazione della terza commissione di sanità, prendere in considerazione questa situazione e vederla di approfondire in sinergia con il livello nazionale per appunto arrivare quantomeno all'esenzione ticket. Sicuramente possiamo farci carico, lo faremo senz'altro, di rappresentare queste esigenze in Commissione Salute, consapevoli che a questo punto sarebbe opportuno un intervento centrale per il riconoscimento della fibromialgia quale patologia invalidante con diritto all'esenzione e quindi all'inserimento nei livelli essenziali di assistenza, anche al fine di dare uniformità di azione a tutte le regioni, evitando di avere disomogeneità territoriali
nel Paese nella gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti affetti da fibromialgia, consapevoli che solo così i percorsi diagnostici e terapeutici necessari per il trattamento possano essere applicati e resi esenti da ticket. Quando si dice che ci sono 21 sanità, sotto certi punti di vista è vero, perché il livello nazionale a partire dal 2012 non è mai stato in grado di dare risposte omogenee a livello nazionale. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere Bettarelli. Sì, voglio prendere, come dire, la parte propositiva dell'Assessore, in particolare quando fa riferimento alla sollecitazione con il livello nazionale in Commissione Salute per l'iscrizione ovviamente nei LEA della fibromialgia. Credo che questo sia assolutamente un elemento dirimente che condivido, perché è evidente che non possono essere i 75.000 euro importanti, ci mancherebbe, che fanno la differenza su questo settore, soprattutto per quello che riguarda, insomma, le questioni che abbiamo posto, quindi in particolare sulla questione esenzione. Bene anche, come dire, tutto quello che l'assessore ci ha detto sulla costituzione di questa rete. La sollecitazione che faccio è relativamente alla multidisciplinarità di questa rete, e che mi auguro però venga costituita ed entri a regime prima possibile, perché ad oggi mi risulta che ancora le pazienti vadano fuori regione perché non c'è nessun percorso attivato. Quindi, fatta salva la necessità di collaborare e condividere un percorso politico con livello ministeriale e nazionale, io mi auguro che in assemblea, quindi in commissione e in sede di assemblea e in sede di giunta, si faccia tutto quello che è possibile per una regione il cui bilancio, come dico sempre, copre per quasi l'80% della nostra regione è destinato alla sanità e al sociale. Insomma, credo che qualora si creda doveroso investire in determinati ambienti, in determinate patologie, in determinati settori, le risorse si possono trovare, ribadendo e condividendo il concetto che un passaggio con il Ministero sia assolutamente doveroso per avere un quadro nazionale come quello che l'assessore ci ha sollevato. Grazie, passiamo all'oggetto numero 6, deliberazione dell'ASL Umbria 1 numero 1173 del 29/9/2023, esternalizzazione del servizio di soccorso territoriale 118 della ASL Umbria 1, postazioni di Città della Pieve e Passignano, intendimenti della Giunta. Interroga il consigliere Meloni, prego. Grazie. Andiamo su questo tema che continua a riguardare l'indebolimento della sanità, purtroppo della sanità umbra. La nostra preoccupazione rispetto alla delibera dell'azienda per l'esternalizzazione del servizio del 118 nel Trasimeno e nell'Alto Chiascio. Una nota dell'ASL Umbria 1 del 19 settembre che viene confermata con una DGR del 29 settembre 2023, dove appunto l'ASL Umbria 1 indice una procedura comparativa riservata alle organizzazioni e alle associazioni di volontariato per l'affidamento dei servizi di trasporti sanitari in emergenza-urgenza, intanto per le strutture sanitarie di Città della Pieve e di Passignano. Ma è chiaro che, diciamo, la preoccupazione poi sta riguardando anche le altre postazioni. Allora, ripercorriamo brevemente, senza entrare nel merito di tutta l'interrogazione che lei avrà già letto, ma la preoccupazione colta ovviamente in data 6 ottobre dalle associazioni sindacali e poi subito il 9 ottobre con una lettera indirizzata all'assessorato, alla Presidente della Regione e ai sindaci anche dei comuni coinvolti, per appunto comprendere come si voleva procedere rispetto a questa volontà di esternalizzare i servizi. Allora,
più volte abbiamo ripercorso un po' le questioni sanitarie in Umbria e abbiamo sempre sostenuto che dobbiamo andare verso il rafforzamento e verso anche una premialità per coloro che in questi anni, soprattutto durante il periodo della pandemia, hanno messo la loro competenza, la loro professionalità, la loro passione, tutto il loro tempo a disposizione nella cura dei nostri pazienti e soprattutto dei cittadini e delle cittadine umbre. Ricordo un convegno di tanti anni fa, di più di 10 anni fa, che è proprio intitolato Salvando vite, un viaggio nella rete dell'emergenza urgenza, diciamo sotto l'attacco del regionalismo e delle privatizzazioni. Allora, ci sono alcune regioni che in questi anni sono tornate indietro rispetto a questo tipo di scelta e hanno reinternalizzato addirittura i servizi. Sappiamo quanto sia fondamentale e importante il servizio di emergenza-urgenza in generale e quindi quello che noi chiediamo è addirittura un rafforzamento del servizio attraverso il rinnovo dei contratti a tempo determinato del personale autista, attraverso la stabilizzazione del personale tecnico autista e anche l'indizione, se necessario, di una nuova procedura concorsuale per il reperimento del personale. Sicuramente non l'indebolimento del servizio. Sappiamo bene che un servizio che è di per sé già pubblico e già ben strutturato, con tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni, non può essere demansionato, non può essere indebolito e soprattutto sappiamo bene che la salute non può essere appaltata. Quindi noi che cosa abbiamo chiesto a lei, Assessore, e alla Giunta? Un impegno, ma comprendere bene qual è la posizione sua e della Giunta rispetto a questa ipotetica scelta dell'ASL, che poi si può estendere anche all'altra ASL. Chiediamo se è possibile ritirare ovviamente questa delibera per impedire l'esternalizzazione del servizio, se intendiamo quindi accogliere quello che è l'appello non solo dei lavoratori ma anche delle sigle sindacali ma anche dei medici e degli infermieri che hanno sottoscritto quel messaggio, quella lettera di quegli operatori proprio perché ritengono che la loro professionalità non può essere appaltata e non può essere delegata, ma anzi va rafforzata e va supportata perché è un servizio che aiuta il personale infermieristico e il personale medico. Se è possibile che a seguito di una decisione poi venga estesa anche in altri luoghi come ad esempio Gubbio Assisi, e se soprattutto intendiamo, perché è una promessa che ci siamo fatti più volte a seguito degli atti che anch'io stesso ho presentato in questi 2 anni, procedere alla stabilizzazione dei precari che hanno raggiunto i requisiti al 31/12/2023 e non al 31/12/2022, se si intende anche prorogare i contratti di coloro che non hanno, alla fine dell'anno, che non avranno i requisiti, ma che sappiamo svolgere un servizio davvero salvavita per la nostra regione. Questo è un impegno che io più volte ho chiesto in quest'Aula e che spero oggi lei saprà cogliere con una risposta che va nella direzione che noi tutti ci auguriamo. Grazie consigliere. Prego Assessore Coletto. Grazie Presidente. Analizzata la deliberazione in oggetto, cioè quella dell'ASL Umbria 1, non si è contraria alla decisione dell'ASL Umbria 1 per le seguenti motivazioni, rispettosa appunto dei principi del regolamento regionale di cui l'articolo 104 della legge regionale 11/2015, cioè il testo unico della sanità. L'esternalizzazione è una scelta di strategia gestionale che risale a molti anni fa, essendo basata su quanto regolamentato appunto dalla legge regionale 11/2015. È coerente con quanto già presente negli ambiti territoriali regionali, in quanto il territorio regionale, allo stato attuale, sono presenti 57 postazioni con copertura H24 o H12 e attualmente sono presenti 33 postazioni esternalizzate, circa il 57% esternalizzato, di cui 6 in ASL Umbria 1. Quindi l'ASL Umbria 1 non è esente dalle esternalizzazioni, anche se per la maggioranza è gestita dal servizio pubblico, che insistono appunto nel territorio di Città di Castello, prima affidate con appalto e dal 1 ottobre alle associazioni di volontariato presenti nel territorio. Il numero di autisti dipendenti per garantire le 14 postazioni interne è sufficiente in quanto 83 unità. 11 delle stesse 83 unità sono idonee non sono idonee al lavoro,
relativamente appunto all'emergenza del 118. E due, non possono fare le notti. Una, non può fare reperibilità. È chiaro che questo comporta una difficoltà a gestire i turni di lavoro, perché pur avendo un organico che teoricamente sarebbe sufficiente, nella realtà non lo è, il che comporta maggiori impegni orari e quindi economici di quelli dovuti, dovendo colmare le inefficienze dovute appunto alle limitazioni, con rischio di non rispettare le norme sull'orario di lavoro. L'esternalizzazione non deve comportare riduzione dei livelli di assistenza, e questo purché le postazioni vengano mantenute con lo stesso orario, e nulla si cambia nell'equipaggio sanitario. Si ribadisce infatti che l'organizzazione di volontariato deve fornire esclusivamente il mezzo e l'autista, quindi quello che è l'equipaggio sarà comunque pubblico. Stiamo parlando degli infermieri, stiamo parlando dei medici. L'allegato 2 della delibera dell'ASL non è stato pubblicato, in quanto va aggiornato e rettificato per garantire la presenza nelle stesse postazioni con la copertura dello stesso orario che si aveva in precedenza, H24, per entrambe le sedi appunto. L'aggiornamento da riportare nell'allegato 2 è che il servizio deve avere la copertura H24, che l'organizzazione di volontariato deve fornire solo il mezzo e l'autista. Per quanto riguarda se si ha intendimenti per impedire l'esternalizzazione, si informa che la professionalità del personale dipendente verrà preservata, e salvo coloro che sono demansionati causa patologie emergenti, per cui di necessità si troverà idonea collocazione lavorativa, potrà essere addetto, oltre alla copertura delle postazioni di emergenza, al servizio di trasporto sanitario ordinario, compreso il trasporto secondario, oggi garantito solo con mezzi appaltati, e che con la riconfigurazione della rete di assistenza ospedaliera, che dovrà realmente mettere in sinergia ed integrazione tutte le strutture ospedaliere, assumerà un ruolo centrale nell'organizzazione e funzionamento della rete di assistenza ospedaliera, appunto. Funzionamento ottimale che potrà essere assicurato anche grazie a personale che ha maturato esperienza nel trasporto primario urgente. Tra l'altro, ciò consentirà di dotare le postazioni internalizzate di uno standard di personale adeguato, e che renderà ottimale anche la garanzia dei turni di servizio nel rispetto della normativa di orario. Le postazioni esternalizzate fanno riferimento al contratto ANPAS sottoscritto da tutte le sigle sindacali, nessuno escluso. Per quanto riguarda la revoca della delibera, come ho già detto, per quanto sopradetto, esaminata la delibera in questione, l'ASL Umbria 1 dovrà pubblicare un avviso aggiornato con richiesta di copertura delle postazioni H24 e con fornitura del solo mezzo dell'autista, ribadendo che l'equipaggio sanitario sia dipendente dell'ASL Umbria 1. Si vuole ancora quindi una volta rassicurare che tale decisione non si riducono né i livelli assistenziali né si perdono professionalità degli operatori, che anzi potranno meglio garantire il servizio dei trasporti primari e secondari nell'ambito della rete a supporto dell'integrazione ospedale-territorio con rispetto delle norme sull'orario di lavoro. Per quanto riguarda la questione Gubbio ed Assisi, si chiederà alle aziende di partecipare con il personale dipendente e con le organizzazioni sindacali le modifiche che può subire l'attuale organizzazione, per capire e condividere le scelte effettuate e di evitare di alimentare preoccupazioni inutilmente allarmanti come quelle di questo momento. La programmazione condivisa mette a riparo il sistema da non effettuare scelte opportune di periodo e scarsa inefficace comunicazione e o collaborazione. Per quanto riguarda la stabilizzazione, la Regione dell'Umbria, le aziende sanitarie regionali, le rappresentanze sindacali del personale del comparto sanità e le rappresentanze sindacali del personale area dirigenza hanno sottoscritto l'accordo per effettuare l'applicazione dell'articolo 1,268 lettera B della legge 234 del 21 e successive modifiche e integrazioni.
finalizzato alla stabilizzazione del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale, reclutato dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, quindi a tempo determinato, anche qualora non più in servizio, nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'accordo verrà recepito con DGR in corso di adozione. Questo sta a significare che evidentemente le stabilizzazioni nel limite del tetto di spesa necessario a dar continuità al servizio pubblico ci saranno senza ombra di dubbio. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Meloni. Grazie Presidente. Mi sono presa alcuni appunti perché in quest'aula ci vuole l'orecchio bionico per comprendere le risposte, non per lei Assessore, ma perché c'è una gran confusione. Però va bene. Allora, soddisfatta no, se non nell'ultima parte dove l'impegno della stabilizzazione che si è preso, spero che diciamo venga portato a termine, le more ovviamente stabilite poi anche dalla legge nazionale che su questo ci stava proprio aiutando, mentre non sia contraria all'esternalizzazione del servizio, non ovviamente mi trova assolutamente d'accordo, anche perché lei ad un certo punto in un passaggio dice potranno meglio garantire i servizi. Come? Allora, intanto medici e infermieri è chiaro il concetto espresso, però noi dimentichiamo che all'interno dell'ambulanza, e credo che ognuno di noi, no, abbia vissuto delle esperienze anche personali nel momento in cui c'è una necessità anche familiare. Allora, intanto gli autisti sono autisti soccorritori. Intanto il personale che in questi anni ha lavorato all'interno delle ambulanze sono comunque persone formate che noi mettiamo in panchina in questo momento e le sostituiamo con altre che potrebbero essere sicuramente altrettanto formate, ma che arrivano da mondi che all'interno dei quali già si stanno svolgendo dei servizi, ma che noi stiamo sovraccaricando di diciamo mansioni e di responsabilità. Prima o poi finirà anche quel mondo. Allora io mi chiedo, visto che non possiamo risolvere un problema semplicemente perché abbiamo delle persone in servizio, dipendente pubblico che magari non può svolgere un servizio un altro, togliendo e dando ad altri, che potrebbero avere domani lo stesso servizio. E tra l'altro noi stiamo dando una risposta a costo ridotto, ma molto ridotto. Quindi continuiamo a pagare e continueranno a pagare coloro che abbiamo detto erano eroi durante la pandemia. Oggi diventano chi? Cioè diventano gli ultimi della catena? Cioè coloro che si sono formati ancora di più, che si sono dati alle nostre comunità, diventano coloro che oggi non hanno più nessun diritto, sovraccaricando associazioni di volontariato che già stanno svolgendo quella parte che appunto prima o poi dovranno anche loro trovare altri volontari, che abbiamo visto quanto è stato difficile anche in pandemia, perché anche i volontari sono in una fascia di età over 65 che sono andati anche in burnout durante la pandemia. Allora io penso che noi non possiamo diciamo utilizzare le professionalità durante le emergenze e poi accantonarle anche per un mero risparmio economico, che nella sanità pubblica è una cosa che noi dobbiamo cancellare. Se noi vogliamo rafforzare il sistema sanitario pubblico, cosa che purtroppo, Assessore, ce lo siamo detti più volte, in questa regione sta subendo l'esatto contrario di quello che serve, cioè un depotenziamento continuo di servizi. Allora è vero, nel 1992 c'era la possibilità di appaltare servizi anche in ambito sociosanitario, ma finché ci fermavamo alle pulizie e alle mense poteva andare anche bene. Quando si entra nel sanitario vero, dove ci vuole la competenza quando si va a soccorrere persone, non si possono aspettare 50 minuti o scaricare le persone lungo la strada come è successo in Umbria. Questo non può avvenire più. Allora noi continuiamo a esternalizzare e depotenziare, poi quando avremo bisogno del servizio, quello vero, quello serio, quello di competenza, ci troveremo tutti in difficoltà, tutti quanti in questa regione. Allora io chiedo un suo impegno nel rivedere diciamo le vostre posizioni, le vostre strategie, perché credo che andando avanti arrivano anche altre possibili esternalizzazioni. Penso e spero che questo non sia fattivo e vero, perché sappiamo bene che andiamo ad esternalizzare un servizio di primaria necessità, un salvavita. Quindi io mi auguro, si evalua le conclusioni, che
veramente si vada a razionalizzare, a interrogarci su veramente quali sono i servizi di prima necessità e di diritto alla salute inalienabili e intoccabili che noi vogliamo dare ai nostri cittadini. Perché qui in realtà invece si sta veramente superando il limite minimo di comprensione di quelli che sono i bisogni nella nostra regione. Stiamo continuando ad indebolire, a depotenziare e quindi a far trovare in difficoltà i cittadini e le cittadine umbre.